Buona giornata, ben ritrovati a tutti gli amici di Radio Belle Monella. Io sono qui quest'oggi per un evento straordinario perché con noi c'è uno dei più grandi artisti, secondo il mio parere, ma penso anche il parere di tantissimi che stanno ascoltando in questo momento la nostra radio, è Gino Vannelli. Thanks to be here today with us and talk about your music, talk about your book and talk about your concert here in Italy, close to Castelfranco in Verona, I think, no? Yes, we're playing Legnago tomorrow. Legnago. Yes. Allora, lui sarà qui, parliamo subito del concerto perché è molto importante. Domani ci sarà il concerto qui a Legnago, al Teatro Salieri, dove lui presenterà naturalmente intanto tutta la sua musica. Only the music that is present in the record, in the CD, or other songs? No, this is a lot of surprises. A lot of surprises. Allora, ci saranno le canzoni del CD nel concerto, ma ci saranno anche molte sorprese per quelli che interverranno domani sera per vedere questo fantastico artista che ci farà sentire effettivamente il peso della musica, secondo me. And this is your first concert here in this area? Well, yes, and it's the first concert with my West Coast band. Yeah, so. So they've never been to Italy, and I have not performed this show in Italy ever, so this will be the last time I took an American band here was 20 years ago. Quindi lui è venuto in Italia 20 anni fa e adesso è la prima volta che si presenta in Italia con la sua band originale, la West Coast Band, al completo. Quindi ci sarà la grande opportunità di sentire Gino nelle sue interpretazioni originali, quindi dal vivo con grandi artisti che suonano per lui. It's a good opportunity for our friends and your fans to see you on the stage for the first time. It's important to see this, yeah, this concert. You know, we resisted, you know, coming here. I had many offers to come here to do different formats, but you know, I'm finally very happy we've come to the Northern Italy to do this kind of show. I've been wanting to do this show here for many years. Yes, it was late. Yes, so. No, allora lui ci dice che ha avuto molte offerte per fare dei concerti qua in Italia, però ha scelto questo perché secondo lui è l'ambiente ottimale per presentare il suo show e per presentare la sua musica. Quindi noi apprezziamo che abbia scelto proprio Verona e Legnago to do this concert, yes, to do this, yes, per fare questo concerto. Io direi partiamo con il prossimo pezzo. Noi abbiamo scelto un pezzo che rappresenta tantissimo Gino Vannelli, se non sbaglio è I Just Wanna Stop. Just Wanna Stop. Just ok, wanna stop. Grazie e intanto andiamo avanti con la musica di Gino Vannelli qui a Belle Monella. Ritorniamo Belle Monelle in diretta dal nostro studio di Castelfranco insieme a Gino Vannelli. Abbiamo già parlato con lui del suo concerto che si terrà domani sera al Teatro Salieri di Legnago, ma volevo chiedere anche qualcos'altro. How hard was it to choose the songs that would tell your story in this book? How much? It's very difficult to choose the songs because I've recorded, I think, 16 records or 16, 17 albums, and there's so many songs I want to do. And, of course, there's at least 4 or 5 songs I have to do all the time for the fans. But, you know, that's why the concert has some songs that are not on this Best and Beyond record. But are on the concert. Yes, of course. Yes. Allora, gli ho detto, sì, è stato molto difficile perché lui ha fatto 16 album e quindi andare a scegliere i pezzi da inserire e raccontare la sua storia all'interno del libro non è stato così facile, però ha cercato di scegliere quelle che erano più adatte a raccontare la sua storia e alcune le ha lasciate fuori proprio per poterle presentare come sorpresa all'interno di questo concerto. Comunque è stato molto 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 difficile. And I saw your name, that is Italian descent. Of course. Yes, from Molise, I see. It's Campobasso. Campobasso. Yes, but region. You visited in the past, you've been in Campobasso? Yes, once, a few years ago, we visited an old castle in that. My grandfather comes from Campobasso. Quindi il nonno arriva da Campobasso, lui è di origini molisane, come ha detto, e ha visitato una volta questa regione, questa bellissima regione, ha detto che è stato molto sorpreso positivamente dalla presenza di questa storia, di questi castelli. Let me tell you a little story about my grandfather. Yeah. My grandfather came on the boat from Campobasso, yeah, at 9 years old. He arrived in Montreal. He did not know anybody. He was alone at 9 years old. His uncle put him in the barn. He lived in the barn with the horses.
Yeah, yeah. For many years. And then when he was 12 years old, he started shining shoes. And then when he was 16 years old, he started cutting hair. And then when he's 21 years old, he owned his own barbershop. Ah, caspita, pensate un po' alla storia di suo nonno. Lui ha preso una barca, è partito da Campobasso, è andato a Montreal e lì ha cominciato all'età di 9 anni, era solo, è arrivato da solo, si è costruito praticamente da solo, ha cominciato tagliando i capelli da bambino e a 20 anni ha aperto il suo primo barbershop, quindi pensate un po', giovanissimo. Adesso io direi andiamo in pubblicità, poi ritorniamo qui con Gino Vanelli con altri pezzi del suo bellissimo album. Radio Bella e Monella. Allora sto guardando Gino, che in questo momento ha nelle sue mani il bellissimo libro che ha scritto, dove attraverso 13 canzoni racconta la sua storia, la storia della sua musica, ma soprattutto la sua storia interiore, perché ogni canzone every song is something from you. Of course, yeah. I mean, there has to be a reason to write a song. Yeah. Yeah, yeah. If you don't have a reason, then the song won't really exist. Ogni canzone deve essere un pezzo praticamente di te, in parole povere, deve avere un motivo per essere scritta, deve esserci qualcosa, un motivo, una situazione particolare. You told me about living inside myself. Yeah. It was a particular moment when you wrote this song. Could you please talk about that? Yes, it was Christmas in 1980 or 81, I forget, and I was invited to a Hollywood party. And there was many people and a lot of things going on, and I was very bored, and I really didn't want to be there. So I asked the guest of the party if there was a piano. He says, yes, upstairs there's a piano in one of the bedrooms. So I just went to one of the bedrooms, and a little upright piano, and I started writing, and in my life I said, oh, okay, let's go. And so I wrote Living Inside Myself. Pensate un po', allora lui era a una festa di Natale dove si stava annoiando, si stava veramente rompendo le scatole, dice, ero lì, le cose andavano avanti così, io mi stavo annoiando, allora ho chiesto al padrone di casa se c'era un pianoforte in casa. Lui mi ha detto, guarda, su di sopra ci sono due camere, in una di queste c'è dentro un pianoforte. Lui è andato di sopra, si è chiuso dentro, bello, tranquillo, rilassato, e da lì è nata Living Inside Myself. Mm-hmm. You choose other songs in your book. Talk me about your book and the story of this. Well, 13 songs. Yes, 13 yeah. songs. Yes, I think that the idea is that every song has a story behind it, and so I wanted to give people an understanding of what was behind the song. Like in People Gotta Move, people don't realize that I wrote that song because I was only 18 when I wrote that song. I had a girlfriend, she wanted to get married. Yeah. And I said, no, I want to be in show business. And she looked at me and she says, you know, your chances are not good to make it in show business. And I said, I will prove to you I will write a hit song. And 2 days later, I went back to her apartment with, she was living with her parents. And I had my guitar and I wrote, you know, you gotta move, pop, 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 pop. And she did not like it very much, but I said, you have to imagine the brass. No, certo, lui allora, quando ha scritto People Gotta Move, era proprio un momento in cui lui sentiva la necessità di fare qualcosa per muoversi. Stava per sposarsi, aveva conosciuto Tricia, quella che è diventata sua moglie, e da lì ha preso in mano la chitarra e ha detto, non so se tu sei adatto a fare canzoni, però lui ha detto, io ci provo, e ha cominciato a suonare la chitarra, e da lì è nata People Gotta Move. Pezzo veramente straordinario che abbiamo sentito all'inizio. Adesso ci sarà un altro pezzo di Gino, che è Wild Horses, se non sbaglio, è già pronto, andiamo a ascoltare. Qui si parla di cavalli selvaggi, abbandonati, soli, che devono essere liberi, completely yes. free. Okay. Well, I wrote that after coming back from South America, and I had a very interesting experience in South America, and I went to see a friend in New Mexico, and I was driving through the desert, and I was hitting the steering wheel, and I was saying, I wrote this song with no piano, I just... As the sun goes down on the Arizona, I said, oh, this is really good, you know, so I was playing my own. The rhythm was yes. good. Yes. Okay, we play the song. Andiamo a ascoltare. Benissimo, allora siamo su Radio Bella e Monella, io sono Massimo Pagani insieme a Gino Vanelli in diretta per questa intervista straordinaria dove è venuto fuori un po' tutto quello che è l'anima vera dell'artista, del musicista, del grande artista, che ritroverete domani sera intanto in concerto al Teatro Salieri di Legnago vicino a Verona. Io vi
spero di poterci essere, anche domani sera farò il possibile per essere anch'io presente, perché sarà sicuramente un concerto straordinario dove lui interpreterà tutte le sue canzoni più famose, oltre a grandi sorprese che ha già preparato per tutti quelli che interverranno durante il concerto. Allora, io volevo chiedere, Willison, Black Cars. Yes. You told me about the story of Black Cars, because it's a very funny story, it's a particular story. You could talk about that. Yes, in about 1983-84, I was looking for inspiration. I was having a difficult time finding inspiration. And so I told my wife at the time, I said, I will be going to Hollywood, you know, maybe a few days or maybe 2 weeks, I don't know, and just sit around and watch the people. And I noticed that there was this lady, she looked like Gloria Swanson in, yes. in Sunset Boulevard, with dark glasses on, she had very pale skin, and she had a kerchief over her head. And she was walking by every day like a ghost, as if she was still waiting to be discovered. And she was very intriguing to me. And so when I went home, one afternoon I was washing my black Camaro, and I noticed that no matter what I did, I could never get the scratches out when the sun was shining on it. I said, you know, she's just, my Camaro is just like that lady. No matter what she does, she looks like broken porcelain in the sun. Yeah, yeah. Allora, lui ha detto praticamente quando ha scritto Black Cars che era un momento in cui non era molto ispirato e ha scelto di andare a fare una, dice a sua moglie, vado a fare una passeggiata a Hollywood, vado a ispirarmi un po' e guardo cosa vedo intorno a me. Si è seduto lì, ha guardato un po' la gente che camminava e improvvisamente ha visto passare una donna, una dark lady praticamente, vestita di nero, rossetto nero, con il foulard in testa e lui si è ispirato a questa donna. Quando è tornato a casa ha visto la sua Camaro di colore nero, si è messo a pulirla e ha visto che non c'erano delle strisciate sopra la macchina, non era rovinata, e quindi ha detto, caspita, però negli anni, quando la macchina trascorrerà il tempo, comincerà ad avere le sue prime righe, un po' come la donna che comincia ad avere le sue prime rughe in faccia, e per questo motivo l'ha portato a scrivere questa canzone, perché ha detto, questa donna era simile alla mia Camaro nera. Ecco, questo è un po' l'ispirazione che si prende quando quando non si ha niente dentro di, si va a cercare fuori. You find your inspiration out of your life, your usually life. Well, of course, yeah, to enrich your life you have to. I mean, we're in this world to study other people, to understand the world around us. Our world is very empty without the world outside. Allora, quello che tu non hai dentro logicamente lo trovi dalla gente che trovi fuori, e quello che vedi fuori di te, e da lì prendi l'ispirazione per scrivere queste canzoni. Abbiamo ancora un pezzo da ascoltare, intanto io direi facciamo i saluti, Rosa. Allora, salutiamo gli amici di Radio Belle Monella. Could you say the name of this fantastic radio that... Yes, I'm very very happy to be here at Radio Bella e Monella. With your voice, it's unbelievable. partiamo con l'ultimo pezzo. You could present this song that is beautiful. Yes, it's one of my favorite songs, and I wanted to do a classical version of it. So I found a classical arrangement when I was at the piano. Yeah. And I wanted it to be just a voice and the classical style piano. I didn't want anything to get in the way. I really wanted to hear the song alone. Allora, questo è una canzone bellissima che va ascoltata da soli, perché è molto ispirante. È una parola giusta, ispirare. Ispirante, ispiratrice. Ispiratrice, ascoltiamola. Siete su Belle Monella con Giovanni, siamo entrati, qui ci aprono il microfono, pronti via, si entra subito sparati. No, questo pezzo è intitolato Metti il tuo peso sulle mie spalle. The meaning of this, the weight on my shoulder. I wrote it because my at that time my wife was going through very very hard physical health problems. And basically tell her, you know, whatever problems you have, you know, put it on my back. Oh. Ha detto che c'è stato un momento in cui sua moglie ha avuto un grosso problema di salute e ha detto, metti il peso dei tuoi problemi sulle mie spalle e cercherò di aiutarti in qualche modo, e questa canzone è praticamente nata da questa forte emozione dovuta da questo momento. It was amazing, unbelievable. Have you here today, and I'm very happy to know you.
It's a good opportunity to hear your voice on Italian radio and talk about your music, talk about your concert. Domani sera ci sarà il concerto, abbiamo parlato della sua musica, abbiamo parlato della sua storia. È stata veramente un'intervista interessante per me che l'ho vissuta qui e penso anche per voi che avete avuto l'opportunità di ascoltarla in questo momento su Radio Belle Monella. You could say hello to our people. They move. Ciao everybody, I'm really really glad to be here now. I hope to see you tomorrow at the concert. Ok, ha detto vi ringrazio per essere stati qua e spero di vedervi domani al concerto di Legnago. Grazie a Gino Vannelli da Radio Belle Monella. Bella e Monella, la radio che passa solo belle canzoni, è sul web www.bellaemonella.it.